Ah, e siamo ancora qui con questo sfondo del cazzo che sta a indicare che ancora la terza stagione di WhatsApp Economy non è iniziata. Sono ancora a casa dei miei e domani, domenica, dovrei finalmente tornare a Torino così da iniziare ufficialmente dal weekend prossimo la terza stagione di WhatsApp Economy, che avrà degli episodi cadenzati in teoria ogni sabato. Se qualcosa andrà storto, comunque cercherò di rimanere entro il weekend, quindi ogni settimana avrete un video, ogni sabato se va male qualcosa entro ogni weekend. Tra l'altro è ormai ufficiale la nuova stagione di WhatsApp Economy perché proprio oggi mi sono lanciato con il paracadute e c'era il rischio di spiaccicarmi sul terreno. Sapete com'è, se fosse accaduta quella cosa, non so se sarei stato in grado di continuare YouTube e tutte queste cose qui. Però siamo qui, sani e salvi, ho toccato terra, tutto è andato alla stragrande, è stato bellissimo e quindi ufficialmente la settimana prossima dovrebbe iniziare la terza stagione di WhatsApp Economy. Ma bando alle ciance, non siamo qui per perdere tempo, parliamo ancora una volta di università, perché le domande sono state tante, alcune ho risposto a un vecchio video, ma parliamo ancora di università, dei vostri dubbi, curiosità riguardo il mondo dell'università e soprattutto riguardo il corso di economia. Iniziamo. Stefano ci scrive: molte persone hanno avuto da criticare sul fatto che mi sto iscrivendo tardi, 23 anni, sostenendo che ormai laurea e diploma sono la stessa cosa, valgono zero. Cheat. È vero, non è vero? Allora, c'è subito da chiarire che i tuoi amici non hanno mai visto una statistica riguardo la relazione tra stipendi e formazione, grado di formazione acquisito. E ovviamente, come è logico presupporre, più il tuo grado di formazione è alto e tendenzialmente otterrai uno stipendio maggiore. Quindi no, l'università non è inutile, serve ancora ed è molto utile a farti una carriera professionale adeguata a uno stipendio altrettanto adeguato. C'è da dire però che in Italia questo gap tra stipendi da diplomati e stipendi da laureati è inferiore rispetto alla media delle altre nazioni europee. Questo sta a indicare che nelle altre nazioni europee il diploma, la laurea è molto più valutata rispetto ad avere un diploma. Ciononostante, comunque, sì, è utilissimo laurearsi, soprattutto se si guarda lo stipendio, e no, semplicemente i tuoi amici sbagliano. Che parere hai sulle università telematiche? Allora, io non ho amici che hanno frequentato università telematiche. Però so che comunque che una laurea in università telematica è inferiore in media rispetto a una laurea in università pubblica o privata. C'è un po' lo stigma, secondo me, però magari se qualcuno ha frequentato questo percorso di università telematica e conosce meglio la situazione, lo scriva qua sotto e ci fa sapere la sua esperienza. Però di base, secondo me, io consiglierei sempre andare ad un'università pubblica o privata rispetto a delle università telematiche che tendenzialmente vengono valutate in maniera inferiore rispetto alle università classiche. Gablik ci dice che una sua paura è di non essere felice in un'altra città ed è una paura che ho avuto anch'io, essendo stato uno studente fuori sede, ed è una paura comune. Non farti prendere dal panico e dall'ansia, cerca di trovare delle università, magari delle città in cui sta andando qualche tuo amico, lo so, magari un po' sbagliato pensando al tuo futuro personale. Però questo ti aiuta tanto, secondo me, anche comunque a vivere meglio il periodo universitario. O comunque se ti trovi in un'università in cui non conosci completamente nessuno, cerca di fare amicizia all'interno dell'università e man mano, secondo me, è questione di abitudine, pian piano supererai anche questo ostacolo. Stai tranquillo. Come la si vive da pendolari? Quali sono i costi? Comporta esperienze formative che vanno oltre il mero studio? Allora, la vita da pendolare io non l'ho fatta perché, come vi ho detto, ero uno studente fuori sede, ho fatto università a Ferrara, Torino, e io sono della Puglia, profondo sud della Puglia, provincia di Lecce, quindi non ti so dire la vita da pendolare. Ho avuto amici che hanno fatto la vita da pendolari e boh, c'era chi si trovava meglio e chi si trovava peggio. Poi dipende molto da quanto frequenti l'università, perché non è obbligatorio, almeno molto spesso in economia non ci sono le lezioni a frequenza obbligatoria, quindi magari alcune lezioni le saltavano, uscivano prima da lezione e magari devono stare attenti ai treni, eccetera, eccetera. Però non li ho trovati con grandi problematiche, insomma, magari dovevano svegliarsi poco prima.
poco prima, a volte anche molto prima per fare gli esami, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la mia esperienza personale da studente fuori sede, all'inizio è dura. Non voglio spaventarvi, anche se io non sono un mammone, però all'inizio è dura comunque andare a vivere da solo, in un'altra città che non conosce, eccetera, eccetera. E ha avuto un grande impatto su di me. Però poi piano piano siamo esseri umani, ci abituiamo a tutto, secondo me, qualsiasi cosa, anche le più terribili, abbiamo un senso di abitudine enorme e quindi pian piano superi questo primo impatto bello forte e ti fai la tua vita, ti fai i tuoi ritmi, le tue abitudini, eccetera, eccetera. Anzi, addirittura ormai quando io torno giù a vivere con i miei nelle vacanze, provo quasi fastidio perché ovviamente loro hanno i loro ritmi, hanno il loro da fare, io il mio e molte volte non coincidono, quindi sono passato da una completa disabitudine a vivere da solo, a ormai stare perfettamente da solo. Quindi i primi periodi saranno difficili, però poi pian piano ti abitui assolutamente e devi essere anche un po', no? Attivo e cercare di comunque magari trovarti la tua attività fisica, il tuo sport, la tua squadra di calcio, rugby, eccetera, eccetera, come ho fatto io per un attimo svagare, non stare sempre rinchiuso in casa, amici, aperitivi, eccetera, eccetera. Però questione di abitudine, pian piano si attraversa tutto. Dai, in bocca al lupo. Se volessi lavorare come investitore per un hedge fund, ad esempio, dovrei fare finanza? Sì, dovresti fare i percorsi di finanza. Management, che sbocchi lavorativi apre, e finanza? Allora, ovviamente con management, la laurea in management, in teoria dovresti diventare un manager, ovviamente non da subito. Al massimo all'inizio potresti diventare un junior PM, che sta per project management manager, o sì, tendenzialmente, oppure fai qualcosa relativo sempre alla gestione di risorse o di determinati reparti di un'impresa. Tendenzialmente la strada è quella, quindi gestire determinate aree di un'impresa, gestire delle persone, eccetera, eccetera. Tendenzialmente il lavoro è quello, oltre ovviamente a tutto il lato strategico anche, e quindi magari fissare una roadmap per un'azienda, fissare dei punti strategici per cui l'azienda deve arrivare in un determinato tempo, eccetera, eccetera. Secondo me è un ambito molto interessante e molto vasto, su cui un buon manager deve avere tante competenze messe assieme, deve saper gestire le persone, deve saperne di finanza, deve gestire le risorse, eccetera, eccetera. È un lavoro, secondo me, molto complesso, ma anche allo stesso tempo molto affascinante. Ovviamente se parliamo di top level di manager. Invece poi se vai a lavorare in una piccola media impresa o comunque ti fermi agli stadi intermedi di un'azienda, le sfide magari sono inferiori. Però secondo me è molto interessante. Per quanto riguarda finanza, se tu vai a studiare finanza e economia all'università, ovviamente gli sbocchi principali sono appunto nel campo delle istituzioni finanziarie, quindi banche, assicurazioni, hedge fund, eccetera, eccetera, eccetera. Altro mondo interessante, a me non appassiona particolarmente, però anche lì ci sono molti sbocchi lavorativi, soprattutto se fai finanza o finanza quantitativa, secondo me ancora meglio se prendi quel ramo della finanza. Cosa fare per specializzarsi in digital marketing? Qualche suggerimento? Fai la triennale e la magistrale in marketing e poi in base, ormai anche le università si stanno muovendo in quel senso, quindi ci potresti trovare in alcune università dei corsi magistrali in digital marketing, comunque marketing applicato appunto al mondo digitale, altrimenti ci sono dei master, ci sono tanti master in questo senso, riguardo il marketing digitale, sul brand content, eccetera, eccetera, e quindi magari ti consiglio alla fine del percorso universitario magari di intraprendere anche magari un master da poi sfruttare nel mondo del lavoro. Francesco ci scrive: una volta iscritti alla triennale, è più importante laurearsi in tempo o laurearsi con un buon voto? Qui la risposta è dipende, come molto spesso accade in economia. Quindi se voi andate in un'interrogazione di economia e non sapete la risposta, dite dipende, secondo me ha guadagnato almeno tempo. Tendenzialmente è sempre giusta come risposta dipende in economia. Detto ciò, ovviamente dipende, se tu devi fare dei concorsi pubblici il voto di laurea conta molto, perché è un target che elimina un sacco di persone. Ci sono molti bandi per concorsi pubblici, per posizioni di lavoro in istituzioni pubbliche, che richiedono almeno un voto di laurea pari a 105.
a molte volte anche 110, eccetera, eccetera. E quindi è ovvio che se tu non hai almeno quella media non puoi neanche fare il test d'ammissione. E quindi in quel caso vale molto la media di laurea solo per un fatto di accesso a questo test d'ingresso comunque a determinate posizioni. Mentre se tu comunque vuoi buttarti nel mondo del settore privato, eccetera, eccetera, secondo me vale molto meno il voto di laurea e comunque vale anche laurearsi in tempo. Tendenzialmente comunque dovreste puntare a laurearvi in tempo e avere, ottenere un buon voto di laurea. Comunque l'obiettivo sarebbe quello, no? Molto, cioè, se voi fate una cosa dovreste puntare sempre al massimo. Poi ovviamente non tutto ci riesce, come ad esempio non è riuscito a me. E detto ciò dipende dai vostri obiettivi, tendenzialmente comunque secondo me io preferirei tendenzialmente laurearmi in tempo, magari la media va bene, non sarà eccelsa ma ok, ma soprattutto come ho detto anche in un video precedente fare esperienza extra universitarie, soprattutto nel campo che vi interessa e che poi vorrete approfondire all'interno del mondo del lavoro. Secondo me una persona delle risorse umane che fa i colloqui apprezza molto di più una persona magari con una bassa media o comunque relativamente bassa ma che ne sa del campo, o non dico esperto, ma ne sa, è competente, appassionato, rispetto a uno che ha una buona media, ma che comunque al colloquio non fa apparire quella passione in quel settore, comunque deve essere formato molto affinché poi possa conoscere appieno quel settore. Quindi dipende molto da cosa devi fare, però secondo me se devi scegliere, anche se in teoria non dovresti scegliere, punta a laurearti il più in fretta possibile, senza comunque togliere tempo alle esperienze personali extra-universitarie che sono fondamentali. E qui arriviamo a una domanda molto interessante. La Bocconi vale solo per il nome? Allora, di nuovo, io non ho fatto la Bocconi, ho fatto due università pubbliche, la triennale a Ferrara e la magistrale a Torino. Ho avuto amici che hanno frequentato la Bocconi e io ho fatto un corso all'interno della Bocconi ma da esterno. Vi posso dire che ni, vale come nome ma non è tutto. Soprattutto anche molti ragazzi che mi hanno parlato della loro esperienza mi hanno detto sostanzialmente questo. Molte volte a me tra i commenti sotto io alcuni video su YouTube mi danno del bocconiano. E a me diciamo che tendenzialmente questo mi ringalluzzisce, mi giova, mi rende felice. Perché comunque è sicuramente un'ottima università e essere additato da bocconiano senza aver speso migliaia e migliaia di soldi per una formazione da bocconiano, diciamo che ti mette piacere. Detto ciò, se tu vuoi fare una carriera all'estero, però vuoi studiare in Italia, sicuramente la Bocconi è l'università giusta per te, perché è una delle poche università in Italia conosciute a livello internazionale. Quindi sì, se devi fare quel percorso lì. Se devi rimanere in Italia non è detto che devi per forza andare alla Bocconi. È comunque una buona università, ti dà una buona formazione, ma ci sono tante altre università che ti danno ottime formazioni e comunque l'università, soprattutto a livello di percorso didattico, non è tutto. Puoi andare all'università migliore del mondo, ma se poi non studi, se non metti il sedere sulla sedia, cioè comunque le informazioni non le apprendi. Quindi, come ho detto magari in vecchi video, l'80% del lavoro in università è tuo, fine. Poi magari ti puoi trovare i professori più o meno bravi, però se tu non ti metti sui libri a studiare, è finita. Quindi che tu vada alla Bocconi o all'università di non so chi, per non tenere scontento nessuno, è a te, it's your job. Devi lavorare, devi mettere pazienza e lavorare. Il vantaggio della Bocconi, oltre a questo fattore internazionale, è che ha molti contatti in molte aziende anche abbastanza rinomate e quindi se tu fai un percorso eccellente, l'università Bocconi ti spinge molto a entrare all'interno delle università, scusate, all'interno delle aziende più rinomate. Ti fa fare dei colloqui che sono riservati a determinate medie all'interno del percorso universitario e ovviamente ti dà una grande spinta. Detto ciò, poi comunque al colloquio sei da solo davanti all'esaminatore e tu puoi venire dalla Bocconi, da Cambridge University o dall'Università di Torino, ma poi sta a te alla fine fare una buona impressione nei confronti dell'esaminatore. Quindi diciamo che la Bocconi ti aiuta tanto ad arrivare fino al colloquio, però poi al colloquio sei
sei davanti all'esaminatore. Io conosco alcuni ragazzi che venivano dalla Bocconi che non sono stati presi durante un colloquio, ma sono stati presi altri ragazzi da altre università. Quindi l'80% del lavoro è esclusivamente tuo. E poi vorrei concludere il discorso iniziato prima riguardo al voto di laurea. Il voto di laurea, di laurea conta, ma fino a un certo punto. Anche lì, insieme alla Bocconi, sono dei calci in culo, no? Nella tua iniziale carriera professionale. Però poi devi camminare da solo. Quindi il voto di laurea è un... ti dice qualcosa, può dire qualcosa all'esaminatore, però poi sta a te fare una buona impressione, sta a te dimostrare il tuo valore all'interno della tua professione. E qui man mano che si va con gli anni più lontano dal conseguimento del titolo di laurea, il voto di laurea vale sempre meno e vale sempre di più la tua esperienza nel campo del lavoro e i tuoi risultati raggiunti professionali nella tua carriera di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi man mano l'importanza del voto di laurea si riduce notevolmente e diventa sempre più importante la tua esperienza lavorativa, i tuoi risultati che hai raggiunto, eccetera, eccetera. Quindi sia la Bocconi che il voto di laurea sono un buon calcio nel sedere per far partire la tua carriera professionale, ma non sono tutto. Ci devi mettere impegno, ci devi mettere del tuo e devi dimostrare quello che vali. Ragazzi, come dice anche la maglietta, it's not who you are, it's how you play the game. Quindi la responsabilità più grande spetta a voi sul vostro futuro. Che voi andrete all'università Bocconi, a una statale, a un'università all'estero, comunque sarete voi a dover dimostrare ciò che valete. Detto ciò, mi sono dilungato anche troppo. Nel caso vorreste supportare questo canale, ci sono tutte le informazioni in descrizione, c'è anche il tasto abbonati, ma solo se avete Android, perché YouTube fa cagare. Dove vi potete abbonare al canale sostenendomi con 2 euro al mese, quindi una cifra ridicola, potrete sostenermi e rendere questo canale una realtà ancora più solida. In attesa dell'arrivo della stagione 3, dove spero io vi possa confermare la bontà del progetto di divulgazione che ormai dura da 2 anni e mezzo, però da questa stagione dovrebbe arrivare a un determinato target che mi sono prefissato. Vedremo, magari fallirò come ho già fatto in passato, non mi stupirei se fallirò. Però vedremo. Dai, però per il resto ci vediamo alla prossima puntata, settimana prossima, in teoria, la prima della stagione 3. Speriamo bene, e se non ti occupi di economia,